Grazie Presidente. Io mi prendo solo un minuto per tentare di fare una piccola operazione verità, per far sapere a quei cittadini che ci guardano da fuori cosa succede in queste aule parlamentari. Perché in questi giorni ci sono partiti e leader di partiti politici che se ne vanno in TV, sui social, ovunque, a dire che loro sono contro la guerra, contro le armi e soprattutto contro l'aumento delle spese militari. Allora, a me, a noi di Alternativa, tocca ricordare che il 16 marzo scorso, quindi meno di 2 settimane fa, questa Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno che letteralmente chiede di incrementare fino al 2% di PIL la spesa per la difesa, inclusa la necessità di acquisire nuovi sistemi missilistici da crociera. E questo ordine del giorno, che è a prima firma del leghista Ferrari, è stato sottoscritto da Aresta, Rizzo, Di Sarno, Duva, che sono componenti del Movimento 5 Stelle, che ha votato e sottoscritto un ordine del giorno che chieda di aumentare per 12-13 miliardi all'anno la spesa militare. E noi di Alternativa siamo l'unica componente, o meglio la componente più grande, oltre dei singoli colleghi encomiabili del gruppo misto, che hanno votato no e che sono fermamente contrari all'invio di armi e a nuova spesa militare quando le nostre imprese e i nostri cittadini hanno innumerevoli altri problemi. Grazie Presidente. Grazie onorevole Raduzzi, riprendiamo, do quindi lettura dell'ordine del giorno di domani che alle 9.30 vedrà il seguito della discussione del testo unificato.